Buonasera e benvenuti al Corrierino TG, il telegiornale in streaming del sito www.ilcorrierino.com. In apertura siamo a Castellammare, cimitero degli animali in via Napoli, scoperta una discarica di rifiuti tossici. Denunciato il proprietario di un terreno di 5.000 metri quadrati, si tratta di uno stabiese di 54 anni, il quale in quest'area aveva consentito che si depositasse di tutto, dalle carcasse di animali in decomposizione agli scarti di macelleria, plastica, ferro e rifiuti tossici. A scoprire questa discarica sono stati i carabinieri di Castellammare di Stabia. Nascondeva in casa cocaina ed altre droghe, arrestato Salvatore Uvale, il 26enne accusato di detenzione e spaccio di stupefacenti. I carabinieri hanno ritrovato nella sua casa di Sant'Antonio Abate 2 grammi di cocaina, 2 di marijuana, 20 di hashish, un bilancino di precisione del materiale per il confezionamento. Uvale sarà processato con rito direttissimo. ASL Napoli 3 Sud da record, ma non è un bel record. L'azienda sanitaria è stata 2 volte condannata per mobbing. Ex sindacalista costretto a lavorare senza scrivania e computer. Si tratta di Elio Varone, che ottiene un risarcimento di 15.000 euro. Le vessazioni duravano da 8 anni. Dal 2008 si è ritrovato relegato in ufficio senza essere messo in condizione di lavorare. Uno stop alla carriera probabilmente fattogli pagare per la sua attività sindacale. Per il giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata si tratta di una dequalificazione professionale per la quale l'ASL è stata chiamata a risarcirlo 2 volte. Assistito dagli avvocati Alfredo Varone e Pasquale Sergio, l'ex dipendente della ASL con l'ultima sentenza ha ottenuto un riconoscimento di 15.000 euro. Essendogli stato riconosciuto un danno biologico a causa del ruolo di marginalizzazione professionale a cui è stato costretto. Notizia di servizio per Gramiano, rubinetti a secco dalla mattina fino alla sera, 11 ore senza acqua nella periferia di Gragnano. Ad Aurano scuola chiusa e bimbi a casa. Domani il secondo circolo non apre i cancelli. A firmare l'ordinanza è il sindaco Paolo Cimino, che ha preso atto della comunicazione con cui la Gori sospende il servizio idrico dalle 8.30 di domani fino alle 19.30 per la realizzazione di lavori sugli impianti di via Aurano e di altre strade. Siamo a Pompei, oggi è stato un gran giorno per gli scavi di Pompei, è stata aperta ufficialmente la Domus dai disegni geometrici. Vediamo il servizio, anzi un piccolo estratto del servizio, la versione integrale sul sito ilcorrierino.com. Con Capri e lo scoglio di Rovigliano al centro del Golfo di Napoli. È la vista che offre la Domus dei mosaici geometrici. La nuova villa restaurata è presentata questa mattina dal soprintendente speciale degli scavi di Pompei, Massimo Osanna. Anche perché questa area è stata degradata di grande avanzatissima, quindi è stato ripreso tutto l'impluvio più antico che era stato poi, era in corso di ristrutturazione nella seconda fase della casa, quando ormai gli impluvi di tufo non andavano più di moda. La cosa bella è che ognuno di questi ambienti ha un tappeto che è diverso, corre spesso in questo schema labirinto che evidentemente doveva andare meglio. Ancora cultura, ancora archeologia e ci trasferiamo nella città cugina di Pompei per gli scavi archeologici, e cioè Ercolano. Ercolano arriva in finale per diventare la capitale della cultura italiana nel 2017. Dopo 3 tentativi finalmente ce l'ha fatta, sarà in compagnia di città come Sanremo, Erice, Trento, Comacchio e Palermo. Le 10 città sono state scelte da un'apposita giuria tra 21 partecipanti. Alla vincitrice, che sarà proclamata il 31 gennaio 2017, verrà assegnato un contributo di 1 milione di euro e l'esclusione delle risorse investite nella realizzazione del progetto dal vincolo del patto di stabilità. Una nuova occasione per Ercolano, che prova a strappare lo scettro di regina della cultura italiana dopo essere stata bocciata 2 volte in finale. Ad ottobre 2015, quando il titolo di capitale italiana della cultura andò nel 2016 a Mantova.
E ancora, siamo a Castellammare, referendum, è in corso in queste ore un dibattito per il sì e per il no al referendum del 4 dicembre presso il Teatro Carol all'interno della Chiesa di Sant'Antonio. Ci saranno i costituzionalisti Marco Plutino per il sì ed Eric Furno per il no, così come per il sì alle modifiche sarà presente la deputata Giovanna Palma e per il no Giuseppe De Mita dell'UDC. Modera la consigliera comunale di Castellammare di Stabia, Tina Donnarumma. E infine concludiamo con lo sport, perché domenica alle 16.30 ci sarà una super partita per la Juve Stabia, quella con il Lecce. Una gara che potrà decidere già parzialmente le sorti, almeno per le prossime gare, della classifica di Lega Pro Raggruppamento C. Ebbene, per l'occasione la società Juve Stabia ha deciso di dare il via alla giornata gialloblu, per cui sono sospesi tutti gli abbonamenti, sono sospesi tutti gli accrediti, l'elenco dei biglietti, del costo dei biglietti e dei luoghi dove si potranno ritrovare, potrete consultarli sul sito www.ilcorrierino.com e naturalmente sulla pagina Facebook. E io vi ricordo che l'approfondimento di tutte le notizie contenute in questo TG è presente proprio sul nostro sito e sulla pagina Facebook. Cliccate, condividete e mettete mi piace alla pagina del social. Grazie per l'attenzione e il TG torna domani.